Salve a tutti, la chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi un piatto tipico della tradizione italiana. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per una teglia da 35x25 ci serviranno per il nostro sfincione 400 g di farina di semola rimacinata, 100 g di farina 00, 350 g di acqua, 7 g di lievito di birra secco o se usiamo quello compresso, quindi quello fresco, ne mettiamo 20 g, mezzo cucchiaino di zucchero, 10 g di sale, 25 g di olio evo. Poi useremo altra farina di semola per spolverare e stendere il nostro impasto. Per il condimento del nostro sfincione ci serviranno 800 g di pomodori pelati o di passata di pomodoro o di polpa di pomodoro, 350 g di cipolle bianche o bionde fatte a fette un po' spesse, 130 g di caciocavallo ragusano a scaglie, un po' più doppie, 50 g di pecorino sempre a scaglie oppure grattugiato, o possiamo sostituire il nostro pecorino con altrettanto caciocavallo, 20 g di pangrattato, 15 filetti di acciughe sott'olio, 35 grammi di olio evo, origano e sale. Prendiamo un po' della nostra acqua, all'incirca un 50-60 grammi, e ci aggiungiamo il nostro lievito e lo sciogliamo. In questa quantità un cucchiaino raso di zucchero. Ora prendiamo un cucchiaio e mezzo della nostra farina e ce lo aggiungiamo. Lo facciamo inglobare bene e lasciamo così per 5 minuti. Passati i nostri 5 minuti, aggiungiamo cucchiai della nostra farina. Tutto questo lo potete fare anche chiaramente in planetaria, lo fate con il gancio. E dovete però rispettare tutti i riposi che faremo. Ecco qui. Adesso mettiamo da parte il nostro impasto, mettiamo un po' della nostra acqua, all'incirca un 50-60 grammi di acqua, e poi ci uniamo il nostro sale. Mettiamo un altro po' di farina dove abbiamo messo il sale, lo facciamo inglobare e poi uniamo il tutto al nostro impasto. Questo perché? Perché il sale tende a frenare la lievitazione e quindi a inibire il nostro lievito, ma è importante perché dà elasticità al nostro impasto. Quindi, se siamo attenti a non metterlo subito, ma metterlo appunto, vedete, distante dall'impasto che abbiamo fatto con il lievito, aggiungendolo all'acqua, mettendo la farina e poi aggiungendo il tutto al nostro impasto, il tutto non farà danno al nostro lievito. Adesso mettiamo la nostra acqua e un po' alla volta aggiungiamo la nostra farina. Ora passiamo il nostro impasto sul piano di lavoro
e ce lo incominciamo a lavorare. Aiutiamoci all'inizio con il nostro amico tarocco, che ci serve sempre, e ce la lavoriamo. Ricordatevi che ci siamo conservati un po' di farina, quindi aiutiamoci anche con quella. Ora che abbiamo lavorato un po' il nostro impasto con il tarocco, se volete potete bagnarvi, è improprio, ma diciamo spolverare le mani con la farina e aiutarvi in questo modo. E adesso ricordatevi che abbiamo quella farina che abbiamo messo da parte, quei 20 grammi, di cui ne abbiamo usati già una decina, e adesso ce la dobbiamo lavorare. Io faccio una pallina, in questo caso una palla perché è bello grande, quindi è una sorta di, anzi è una pirlatura. Vedete, già sta addirittura facendo le bolle. E adesso abbiamo la nostra ciotola che ho oleato con il nostro cucchiaino di olio Evo. Adesso copriamo con un canovaccio umido e mettiamo in un posto caldo e facciamo crescere fino al raddoppio. Diciamo ci vorranno fra le 2 e le 3 ore, a seconda se inverno o estate, ovviamente. Mettiamo le nostre cipolle in una casseruola e poi ci mettiamo un bicchiere scarso di acqua. Le copriamo con un coperchio e le facciamo leggermente bollire, diciamo per un 3-4 minuti da quando incominciano il bollore. Questo ci servirà a renderle più digeribili. Se volete e digerite bene la cipolla, potete saltare questo passaggio. Fatto sbollentare per 4 minuti la mia cipolla, io l'ho messa a colare e la lasciamo così. Nel frattempo ci facciamo la nostra salsa. Rimettiamo la nostra cipolla sul fuoco con mezzo bicchiere di acqua, 4 cucchiai di olio e un pizzico di sale. La copriamo con un coperchio e la lasciamo cuocere per una 15 minuti. Deve essere ben cotta. Se non dovesse essere cotta e l'acqua si è asciugata, aggiungete un altro poco d'acqua e portate a cottura. Ora che la mia cipolla è cotta, io ho aggiunto 4 cucchiai di olio ancora e poi metto la mia salsa. Io, come vi ho detto, uso dei pezzettoni, quindi della polpa. Si può usare anche della passata. Ho messo la mia polpa nelle cipolle, ho aggiunto il sale, il pepe e adesso facciamo cuocere. Facciamola diventare abbastanza bella asciutta, non deve essere acquosa. Una volta cotta, ci sono voluti all'incirca un 15 minuti, la mettiamo a raffreddare in una ciotola, perché sulla nostra pizza dovrà andare fredda. Mettiamo della farina di semola rimacinata sul nostro tavolo e ci lavoriamo delicatamente il nostro impasto lievitato. Ho oleato la mia teglia, adesso vedete è abbondante, non mettetene poco, perché adesso ci dovremmo mettere la nostra semola rimacinata, la nostra farina. E poi stenderemo il nostro impasto. Spolverate sopra la teglia, si dovrebbe dire impolverate, perché spolverate vuol dire levare, però si dice così, quindi diciamo spolverate. Ecco qui. Anche sui lati. E adesso ci stendiamo il nostro impasto. Aiutatevi a stenderla con un poco di farina di semola rimacinata sempre. Questa poi la dovremo far crescere
per un'altra mezz'oretta, così nella teglia, coperta o messa nel forno, chiaramente forno spento. Però visto che questa pizza la dobbiamo infornare, forno ben caldo, che dobbiamo aprire circa un 10-15 minuti prima di infornarla a 250 gradi, io direi di coprirla solo con un panno e la lasciamo così a riposo per una mezz'oretta. Incominciamo con il infilare all'interno del nostro impasto l'acciuga, e così faremo anche con il nostro caciocavallo o il nostro pecorino, scegliete voi, sempre chiaramente a scaglie. Filate proprio dentro. Ecco qui. Io ne aggiungo un altro poco. Questa si deve sentire, perché pensate al dolce del pomodoro, al dolce della cipolla, quindi il contrasto deve essere proprio netto. Ora sto infilando anche le scagliette di caciocavallo. Adesso mettiamo sopra il nostro sugo. Ecco qui. Ora ci mettiamo le altre scaglie di caciocavallo o pecorino, oppure potete anche spolverare semplicemente di pecorino. Ecco qui, distribuitele un poco in modo che tutte le parti abbiano caciocavallo. Ora ci facciamo una bella spolverata di pan grattato. Io però prima metto un poco di olio, un altro poco, mettiamo il nostro pan grattato e adesso inforniamo. L'origano lo mettiamo appena fuori dal forno una volta cotta. Forno, come già vi ho detto prima, 250 gradi, mettiamo i primi 5 minuti solo sotto, cioè nella parte bassa, questo voglio intendere, e poi passiamo nella parte centrale per gli altri 5 minuti. Dovrebbero bastare a 250 gradi un 10 minuti. Deve venire bella dorata, controllate. Una volta cotto il nostro sfincione, ancora caldo, mettiamo sopra il nostro origano. Ecco una fetta del nostro sfincione pronta per essere mangiata. Buon appetito a tutti!